10.000 famiglie della città di Cristo nell'anno del Giubileo vivono un incubo, quello di avere un congiunto precipitato nella spirale delle sette. 10.000 famiglie romane condividono dunque il dramma di milioni di persone nel mondo che, giorno dopo giorno, oltre le proprie identità di fede e di nazione, scivolano nelle tenebre della credulità e della mistificazione. Satanisti, fattucchiere, stregoni e imbroglioni campano sulla follia collettiva di un'antica superstizione, quella degli uomini che cercano un senso per la propria solitudine. Satanisti, fattucchiere, stregoni e imbroglioni speculano sulle piccole miserie che non hanno mai avuto l'eleganza della bellezza. Infatti, Satana stesso si guarda bene dal frequentarlo. Innocenti un persecuto, qui te spogliavit, qui regni un dum destruxit. Tutti noi siamo più portati al male che al bene. È ovvio che i diavoli si daranno molto da fare, ancora di più. Perché? Perché sanno che nell'anno giubilare ci saranno più richiami a fare il bene, più richiami a non seguire lui, ma seguire le vie del Signore. Sono i primi giorni di ottobre, a Tivoli, una donna di 45 anni, ex adepta degli eletti di Satana, interrogata dalla polizia, rivela anni di violenze, ricatti e raggiri da parte della setta. Ma soprattutto da parte di un uomo, detto il Mago Nero. Il suo nome è Patrizia e oggi vive in un luogo segreto, sotto protezione. Io il Mago Nero l'ho conosciuto nell'84, quando mia madre mi regalò un albergo. Lui era ospite di questo albergo, si è avvicinato a me e dicendomi questo particolare, dice: tu hai gli occhi molto tristi, dice, voglio fare una lettura di carte. E lì mi conquistò, perché io cercavo proprio una persona che mi potesse guidare per il futuro, perché avevo anche intrapreso una relazione che volevo sapere mese per mese come sarebbe andata a finire. Mi è andata a finire male perché questa persona nell'89 è morta. La morte di quest'uomo l'ho attribuita anche al fatto che il Mago Nero mi disse che io ero vittima di un maleficio, e difatti dopo la morte di quest'uomo, dopo nemmeno un anno, è morta mia sorella. È al 94. Ho conosciuto una persona, il Mago Nero dice: sì, va bene, però hai bisogno di aiuto, perché questa persona se no non ti si fida per niente. Acconsento a questi, diciamo, eliti per far sì che questa persona si accorga un attimino di me, no? Si facevano nella casa dove io abitavo. E mi faceva bere del vino, a me c'era un altare con delle candele nere, e io ero sdraiata sul letto, e avevo dei rapporti sessuali con quest'uomo che ero innamorata, perché io lo vedevo, avevo proprio lo vedevo. Invece chi era? Era questo Mago Nero, questo sono venuta a sapere in secondo tempo, perché questi riti sono stati sette. E tutti e sette fotografati con grande attenzione. E con queste foto il ricatto è andato avanti dal 94 fino al 97. Io mi fermavo proprio qui, scendevo dalla macchina col grande Mago Nero, dietro di noi venivano delle persone incappucciate. E queste sono le rovine di Veio, un posto satanico. Infatti, proprio da questo punto qua, si sono buttati due ragazzi uccidendosi. Adesso vi descrivo i riti satanici che avvenivano qua dentro, come si svolgevano. Innanzitutto, tutte le loro, chiamiamole, preghiere erano dette all'incontrario. Lui, il grande Mago Nero, si metteva in questa posizione qui. Accanto mi mettevo io, in mezzo c'era la gabbietta dei gattini e qui dietro c'erano questi tre uomini, anche quattro delle volte, incappucciati. Mi hanno violentato qui.
E poi lui ha preso dei soldi da loro dopo. È successo proprio qua. C'era lo sangue dei gatti addosso. È successo solo quella volta che c'erano quegli altri uomini. Dopo la denuncia di Patrizia, la polizia passa al setaccio le campagne laziali. In molti casolari abbandonati vengono trovate tracce di messe nere. Siamo alla periferia di Roma, ecco Spinaceto. In questo ex edificio della ASL, la polizia arresta 4 uomini e una donna. Nei vasi del giardino ci sono 20 piante di marijuana e sottoterra, avvolti in un drappo, cappucci neri, teschi, spade. Dentro vengono scoperti pani di hashish, materiale pornografico, simboli demoniaci. Poco lontano viene scovato anche un box abbandonato. È qui che si consumavano i riti satanici. Sono i gregari di Marco Dimitri, capo dei bambini di Satana, assolto 2 anni fa dall'accusa di abusi sessuali su minori. Lei oggi per che cosa è indagato? Io oggi sono indagato per truffa, per usura, per stupro di questa donna cinquantenne. Questa che è casa sua è stata perquisita recentemente dalla polizia e sono state sequestrate delle cose, cosa? Sono stati sequestrati praticamente due computer. Cosa c'era dentro questi computer? Sono delle foto che ho scaricato da internet. Che genere di foto? Erano foto consenti dai 16 ai 20 anni. Erano foto pornografiche? Erano foto pornografiche. Quindi ancora una volta lei rischia di essere coinvolto in una vicenda che riguarda la pedofilia? Se si parla di 16-20 anni io mi ritengo un pedofilo, come tanta gente però. Non è che tutti a 40 anni amano i ragazzi di 16 anni però, no? Ce n'è. Ci può raccontare esattamente quando ha conosciuto questa signora? Io questa signora l'ho conosciuta con quello che si identificò come il suo amante, che oggi stesso è imputato. Nel 93 e mi telefonò e disse che voleva conoscermi quando potevano venire ed è venuta su con quest'altro Walter, si chiama, questo Walter, e si iscrissero tutte e due. Che impressione le ha fatto questa donna quando l'ha conosciuta? L'impressione che mi ha fatto questa donna è stata di un'enorme instabilità, secondo me. Che impressione le fece questo mago nero quando l'ha incontrato? Io ho conosciuto uno che si chiama Walter, che non è un mago nero, che era l'amante della Patrizia. E poi scoprì che era sposata con un'altra persona che aveva contatti con me e questo un po' mi turbò. Scusi, come è sposata con una persona che aveva contatti con lei? Cioè? Era sposata con una persona che veniva a farsi le carte. Allora lei, suo marito e suo amante, sotto lo stesso tetto, fondarono questo gruppo che si chiama gli Eletti di Satana. Lei è stato un bambino felice, Dimitri? Io sono stato un bambino felice, anche troppo felice, e questa felicità mi è rimasta all'interno di me stesso, per cui sono un vero bambino di Satana, sono fiero di esserlo. Se lei potesse tornare indietro, rifarebbe tutto quello che ha fatto? Certo, lo rifarei, e sarebbe impossibile non rifarlo. Se avessi i piedi caprini e la coda a punta, saresti più convinto? A Novara il sovrano ordine del Tempio della Luce è un tempio di movimento che è stato iscritto secondo il rapporto italiano del Ministero degli Interni fra i movimenti sataneggianti o satanico-simili e fa capo a un leader che dice che non esiste distinzione fra bene e male, dove tutto è ammesso, si rifarebbe alle teorie di Aleister Crowley, dove la sessualità è il perno di tutto il movimento religioso stesso. Aleister Crowley, che è chiamato il padre del satanismo moderno, l'uomo più perverso del mondo, è stato anche in Italia
e a Cefalù ha fondato un convento di Satana. I suoi sogni erano, le sue cose preferite, il sesso e darsi al diavolo, a Satana. Odi! Vuol sapere chi sono? Io sono Frate Superior Magis Magisque, capo visibile del Sovrano Ordine del Tempio della Via della Luce, struttura iniziatica che fa capo al grande maestro inglese Alistair Crowley. Anche lei è un mago? Beh, certamente, mago in senso regale, ovvero colui che si approccia ai misteri della natura per conoscerli e per poterli gestire. Poco quanto scappo Daimonos! Sul vecchio! Anche sua moglie fa parte di quest'ordine? Sì, anche mia moglie fa parte di questo. E i suoi figli? Non ho figli. Fate delle magie sessuali? Allora, la via del telema è sicuramente una via complessa, la quale prevede anche l'utilizzo delle energie sessuali. Tutto quello che noi facciamo in un rito non è altro che evocare delle forze, forze legate alla natura, legate agli dèi della natura. All'iniziando passa in un'esperienza specifica all'interno di questo sarcofago e si risveglia quindi. La carta che lì vediamo segnata come la voglia è in pratica l'unione di Nostra Signora Babylon con la bestia. Ed è proprio attraverso la donna che l'uomo riesce a realizzare le sue opere magiche più importanti. Il rapporto che ho con i miei allievi è quello della fratellanza e dell'amicizia. Sì, questo legame in ogni caso è sempre bene non stringerlo troppo. Questa è una scultura che sta sulla cattedrale di Chartres. È un demone. Che cosa si aspetta? Ma sicuramente quello che mi aspetto è una crescita principalmente a livello spirituale. Sono felicissima anche di questo. Mi permette di evolvermi, di essere pienamente soddisfatta della mia esistenza. Quanti anni ha? 30. È sposata? Sì. Anche suo marito fa parte dell'ordine? Certo. È qui? Sì, è qui presente. Qual è suo marito? Ma il matrimonio è una convenzione e come tale noi la viviamo civilmente. Ognuno è libero di fare assolutamente quello che vuole e non può limitare il suo partner nelle sue scelte. Poco quanto scato Daimonos! Ma i riti magici sessuali non sono differenti dagli altri. L'unica differenza è che vengono utilizzate appunto le energie sessuali, quindi realizzate in accordo con la controparte. Diciamo che i rituali sessuali fanno parte del cammino iniziatico, sono dei passi che vengono intrapresi negli altri gradi di evoluzione. Non è che attraverso i rituali sessuali si ha un accesso in più a una particolare conoscenza o altro, fanno parte comunque del cammino. Quanti anni ha lei? 32. Fa parte di quest'ordine da quanto tempo? Circa 12 anni. Ecco, ora vi presento la mia famiglia. Questa è mia moglie, Caterina.
Questa è la primogenita Mercedes, chiamandola Mercy. Questa è la seconda, Eloisa. E poi c'è la terza, la piccina, Linda. Lei ha un anno circa. Io ho chiesto a lei una volta, mamma, se tu incontri Reverend Moon un giorno, che domanda fai a lui? Lei ha detto, io dico, lui mi hai rubato la figlia. 하나님과 참 부모님 앞에 약속하나네요. Queste per noi sono foto molto importanti, perché ci sono le foto del Reverendo Moon e di sua moglie, e per noi rappresentano i veri genitori dell'umanità. Si sono sposati nel 1992 in Corea, a Seul. Per noi il matrimonio è un qualcosa che ci purifica dal peccato originale, quindi è un atto di fede verso quelli che consideriamo i veri genitori, il Reverendo Moon e sua moglie. E quindi questo atto di fede si esprime nel non scegliere noi il nostro compagno o la nostra compagna, ma attraverso facciamo scegliere ai veri genitori, al Reverendo Moon, chi sarà il nostro partner per il resto della vita. Insomma, ma io mi ho preparata interiormente così, io ho detto io accetto comunque. Per sconfiggere il male noi dobbiamo negare noi stessi. In questa maniera noi siamo completamente dedicati a quello che è la volontà di Dio, e la volontà di Dio è espressa attraverso il Reverendo Moon e quello che ci siamo sposati. È vero che come regola date dei soldi al Reverendo Moon? Beh, noi abbiamo come formula quello di dare la decima, è normale, e quando non si può dare basta magari darne una parte simbolica. Oppure se proprio non si può, non la si dà. Noi pensiamo che il male possa aver aiutato lo spirito del comunismo. Ecco, per noi Reverendo Moon rappresenta il Messia, il Signore del Secondo Avvento. Noi difenderci dal male è una cosa giusta, difendersi da un'aggressione è nella natura umana, e se è necessario l'uso delle armi noi approviamo l'uso delle armi. Sì, questa domanda a chi mi sento soldato, sì, di Dio, pure abbiamo una canzone, si chiama Heavenly Soldiers. Reverend mi chiede, domani parti per una missione importante per il Vietnam o Australia. Se decidiamo insieme, tu vai, non ti preoccupi dei fili e così, mi arrangio così vado. Mansei! Si dice che al mondo ci sia tanta religione per far sì che gli uomini si odino, ma non abbastanza perché si amino. Una cosa peggiore è che non ho mai potuto sentirmi una bambina. È difficile ammetterlo, ma... è così. Bisogna accettare le cose come sono. Le storie di queste donne sono solo due fra le tante che riguardano Maternità, una comunità tra le montagne, vicino Berna. Qui c'è la casa di riposo, la scuola privata e dei leoni in gesso che purificano il passaggio di chi penetra nella zona consacrata. È il regno di Paul Bauman, il guru della setta. Quasi analfabeta ma appassionato di esoterismo, alla fine degli anni 40 riunisce attorno a sé un gruppo. Dice di essere in contatto con spiriti e angeli. La comunità che fonda è l'ultimo paradiso terrestre, l'unico rifugio dalle tentazioni del mondo esteriore. Ecco una delle leggi che regolano la vita di questo luogo. Non restare mai con qualcuno per più di 3 minuti. Tutto ciò che è allegro, piacevole o distensivo è proibito. Mantieni segrete tutte queste leggi e non parlare mai con nessuno. L'uomo che ci guida è Gérard, un ex adepto.
sua moglie, le loro due figlie, uno dei generi e i quattro nipoti sono tutti membri della setta Maternità. Passano qui tutto il loro tempo libero. Con noi c'è anche Anne-Marie. Sua figlia Sylvie è entrata nella comunità a 17 anni. Allora perché fate tutto questo? Ma si calmi, per favore. Qui siamo sul suolo pubblico. Andate via! Ma vuole capirlo o no? Vi avverto. Vi avverto. Prendo la vostra targa. Qui ci possono stare tutti. Io prendo la vostra targa. Ma ripeto, siamo sul suolo pubblico. Andate via! Ma stia calmo, per favore. Siete dei criminali. Sì, dei criminali, degli assassini. Sì, e lei? Che cos'è lei, eh? Che guardate, cos'è? Guardate che siete sul mio terreno. Tutto è cominciato 9 anni fa. Quel maledetto medico l'ha visitata nel suo studio. Poi ci ha chiesto di autorizzarlo a farle passare un weekend in Svizzera con la sua famiglia. Ci ha persino mostrato un dépliant, ma in realtà l'ha fatta entrare a Maternità. Il medico è Bernard Mathès, uno dei più importanti attivisti di Maternità. Nel 1993 l'ordine dei medici lo ha sospeso per aver attirato pazienti minorenni con l'inganno. Da più di un mese non abbiamo sue notizie. Spero che ci chiami per Natale o per la fine dell'anno. Ho cercato di allertare le autorità, ma la setta è forte. Credo di averla localizzata in Francia. So che l'hanno fatta traslocare e che ora si trova nell'appartamento di un adepto della setta, ancora più influente. Io devo sapere dove si trova. A Maternità il sesso è un tabù e l'astinenza è d'obbligo, ma non per il suo guru, che qui vediamo esibire una parrucca da donna e il suo travestimento preferito, la minigonna. Queste foto ritraggono la più giovane delle sue favorite, Beatrice. I suoi genitori, vecchi adepti della setta, la portavano tutti i weekend a Maternità. Oggi fa la cameriera nel ristorante di una piccola stazione sciistica. Un giorno mi ha detto: stanotte a mezzanotte vieni nel mio appartamento e fai in modo che nessuno ti veda. Così ho cominciato ad andare a letto con lui. Lui non si spogliava mai completamente e anch'io non ero mai del tutto nuda. Penso che fosse perché aveva sempre paura di dover scappare da un momento all'altro. Io dovevo essere sempre pronta per lui. Quando aveva voglia di possedermi lo faceva senza chiedermelo. La prima volta avevo solo 12 anni, lui 40 più di me. Non era mai gentile. Non faceva mai, che so, delle carezze. Spesso mi picchiava. Andavamo a letto, lo facevamo e poi andava via. Io non ho mai sentito quello che può provare una donna normale. Sentivo sempre soltanto dolore. Baumann disponeva di un harem. Le giovani donne subivano il suo ascendente e credevano di essere le prescelte di un autentico dio in terra. Sono anche rimasta incinta. Lui non domandava se avessi avuto il ciclo. No, la sua domanda era: hai avuto tuo sangue? Per 2 volte io ho risposto di no. La terza volta ero ormai al terzo mese di gravidanza. Poi un giorno è arrivato con una sonda. Me l'ha infilata direttamente nella vagina. Dopo non ho più visto né sentito nulla. Quando mi sono ripresa, sentivo un dolore fortissimo. Sono andata in bagno e ho visto qualcosa che cadeva giù. Non potevo parlarne. Lui diceva che solo quelli del mondo esteriore fanno sesso e che si trattava di qualcosa di cattivo, di malvagio. Dirgli che avevo abortito sarebbe stato ammettere che noi facevamo del sesso. Lui diceva che era una pulizia spirituale. Diceva proprio così, pulizia. Se gli avessi fatto capire che sapevo perfettamente che cosa facesse con me, mi avrebbe ucciso. Nel 1974 Beatrice decide finalmente di sporgere denuncia. Il guru sarà condannato a 7 anni di reclusione. Ma nel 1982 Baumann torna libero per buona condotta. Il suo rientro a Maternità è trionfale. Dal dormitorio alla fabbrica, gli adepti evitano così le tentazioni del mondo esterno. Il dialogo con gli angeli e con le forze sante della natura non ha impedito alle autorità della setta di occuparsi dello sviluppo economico e finanziario. Nelle officine della comunità si producono arredi metallici, materiale elettronico e attrezzature video. Ed ecco il fiore all'occhiello della setta, l'Hotel Maiolina, un albergo di lusso specializzato in terapie naturali. Le cure costano circa 10 milioni di lire a settimana. Chi vi ha dato il permesso di riprendere? Ma questo è suolo pubblico. Ma quello non lo è. Ma scusi, non si può parlare? Ma no, 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 fermo. Su, dai, non fare così. Ma no, per favore. No, su, stai buono, la strada è di tutti, non puoi fare così.
Adesso calma. Un momento. Baumann ci diceva anche che la fine del mondo sarebbe arrivata presto. È per questo che avevamo paura di uscire dal nostro giardino. Bisognava restare dentro la comunità perché quel giorno tutte le maternità del pianeta si sarebbero staccate dalla Terra e tutte insieme avrebbero raggiunto il paradiso. Signor Paolo, lei ha 40 anni, è sposato, ha 3 figli e nel 1987 è entrato a far parte di una setta importante qui al nord. Perché? Ma all'inizio per curiosità, poi in realtà ho avuto dei problemi fisici e essendo il santone, avendo il santone delle doti di guarigioni, essendo un taumaturgo, ho cercato di essere aiutato nel mio problema. Lontanati, o spirito della malattia, dall'uomo! Anche la sua famiglia è entrata a far parte di questa setta? Sì, sono entrati a far parte di questa setta una sorella e un fratello. Lei a quel punto è rimasto affascinato ed è entrato proprio a lavorare con loro. È diventato cosa? Sono diventato un sacerdote, facevo tutte le ritualità che occorre fare in questa setta, quindi tutti i riti di matrimonio, di battesimi, comunioni. Lei ha dato dei soldi a quest'ordine? Basti pensare che quando arrivava una persona che chiedeva di essere aiutato per un proprio problema, gli si doveva chiedere, secondo te quanto vale la salute di tuo figlio, di tuo marito, di tuo padre? E ho visto con i miei occhi delle persone letteralmente impazzire. Schemi, schemi, schemi! Ci sono state anche delle morti piuttosto curiose. Basti pensare che nel 1995 una donna è stata uccisa dal marito e poi si è suicidato lui davanti alle loro 2 bambine in tenerissima età. Cosa le ha fatto quest'uomo, questo santone? Sono le sue teorie che mi hanno soprattutto sconvolto. Ha iniziato a parlare di una donna plastica, cioè di una donna che non ha né anima né spirito, non è un essere umano, in poche parole è un robot creato da Satana per ingannare l'uomo e attraverso l'atto sessuale carpigli tutte le sue energie vitali. Lei però è sposato e ha dei figli, quindi ha deciso di tornare da sua moglie e di non fare quello che le chiedeva il santone. Cosa le chiedeva? Il santone chiedeva, oltre ad abbandonare la famiglia, i figli, abbandonare il lavoro, vivere completamente lì come fanno tanti altri suoi sacerdoti adesso attualmente, e questo santone aveva anche delle motivazioni per cui poi ho capito odiava queste donne. È un misogino, cioè odia totalmente le donne o le coppie che sono eterosessuali mascherine. Sia solo la regola. Ecco che questa chiesa vuole liberare l'uomo. Casarin è appunto il leader di questo movimento. Ha cominciato verso i 16-18 anni ad avere delle fenomenologie paranormali, faceva l'odontotecnico e gli si scioglievano le protesi in mano, per cui dopo ha cominciato a entrare in una dimensione esoterica a portare avanti quel movimento di suo. Questo è mio fratello, che fa parte della setta Anima Universale, di cui facevo parte anch'io. Lei si era avvicinata a questa setta perché suo figlio stava male? Sì, aveva dei problemi di bronchiti spastiche continue fino ai 5 anni, e problemi di piedi piatti, già allora mi accennavano di eventuali operazioni che poi ha fatto. Invece lei sperava che qualcuno lo guarisse, il santone della setta? Sì, io speravo che lui con i suoi poteri di pranoterapia, come si diceva, mi avesse evitato degli interventi chirurgici. Questa setta però ha una teoria tutta sua della donna di plastica. Come mai lei si era potuta avvicinare? È una setta più per gli uomini, da quel che ho capito. In realtà queste verità non venivano dette a noi persone fedeli semplici. Ora la sua famiglia come sta? La mia famiglia è stata divisa per colpa di una setta.
dentro c'è ancora un fratello, uno dei più piccoli. Lei è preoccupata perché non può essere che suo fratello sia felice in questa setta. No, perché c'è tanta menzogna, non è così buona come sembra, perché l'insegnamento del maestro sull'amore fraterno, l'unione delle religioni, non è così. Ora che cosa sta facendo? Io sto invece cercando di avvicinarmi con mio fratello, invitandolo a casa mia, anche da mia mamma stessa. È stato invitato alle celebrazioni di comunione o cresime dei nipoti e lui non è mai venuto. Anzi, di più, quando è stato operato mio figlio, ha avuto due interventi, lui non ha neanche chiesto al nipote stesso come stava o come non stava, senza tralasciando noi genitori. Volevo soltanto avere, cioè di riunire la famiglia, stare con mio fratello, con mia mamma serenamente come una volta. Alla base di tutto questo, come anche di altri sfasamenti, c'è la grave crisi che stiamo attraversando noi. Uno cerca di evadere da questo mondo. E l'evasione, una manifestazione molto sentita, molto evidente, è proprio attaccarsi a ogni cosa che parla di spiritualità. Ginevra, negli anni Ottanta, è la città più esoterica d'Europa. È qui che Luc Jure e Joe Di Mambro fondano in quegli anni la setta del Tempio Solare. Discendenti dell'ordine dei Templari, i guru annunciano l'imminente fine del mondo. Potranno salvarsi solo pochi eletti, che saranno trasformati in maestri ascesi nello spazio. Da lì potranno raggiungere il loro paradiso, la stella Sirio. Il 16 dicembre 1995 sono state trovate morte 16 persone. I loro corpi erano carbonizzati. C'erano anche dei bambini e non credo proprio che loro avessero scelto di morire. Tra queste 16 persone c'erano anche mia madre e mio fratello. Una domenica eravamo tutti nello chalet di famiglia. All'improvviso sono arrivati due giornalisti. Cercavano mio fratello Patrick e mia madre. Dicevano di aver letto il nome di Patrick nella lista degli adepti del Tempio Solare. Io e mio padre eravamo scioccati e stupiti, non solo perché tutto ciò non ci sembrava possibile, ma anche perché esattamente una settimana prima 53 persone erano morte in Svizzera per via della stessa setta. Mio padre voleva cacciare i giornalisti, ma io gli ho detto: papà, aspetta, chiamiamo Patrick, ascoltiamo quello che hanno da dire. Quando mio fratello è arrivato, si è seduto a tavola e con molta tranquillità ha iniziato a raccontare. Già da qualche anno faceva parte della setta. E mentre lui confessava, io vedevo che mia madre annuiva dicendo: c'ero anch'io, c'ero anch'io. Prima di quel momento non c'era stato assolutamente niente che ci facesse pensare che mia madre e mio fratello potessero fare parte di una setta. Quali erano i rituali della setta del Tempio Solare? Dovevano pulire i coperchi o le maniglie delle porte con alcol puro, oppure lavare l'insalata almeno 7 volte. Non dare la mano a persone che non conoscevano bene. Ma né io né mio padre avevamo mai visto compiere questi rituali in casa. Loro ci hanno sempre mentito. Certo, ci rassicuravano. Ci dicevano che avevano capito di aver avuto a che fare con gente pericolosa e che non avevano più alcun contatto con la setta. E noi eravamo tranquilli anche perché i due guru, Jure e Di Mambro, erano morti nel primo massacro. Pensavamo che i nostri cari fossero ormai al sicuro. Non ci sbagliavamo. Un anno dopo il primo massacro, io e mio padre andammo a Bergamo per questioni di lavoro. Prima di partire non avevamo visto né mia madre né mio fratello. Mio padre non riusciva a capire perché mia madre fosse scomparsa così all'improvviso, lasciando tutte le luci della casa accese.
Bergamo l'abbiamo chiamata, ma lei era sempre fuori casa. E questo sì, era molto strano. Dopo 4 o 5 giorni i sospetti si sono fatti più forti. Siamo rientrati a Ginevra e abbiamo subito chiamato la polizia. Mio fratello poi aveva solo 27 anni e si sa che quando si è giovani si vuole cambiare il mondo. Se poi tuo padre è un campione olimpico molto famoso, le cose si complicano perché un figlio vuole sempre arrivare al livello del padre e quando il livello è molto alto puoi anche non farcela. Io credo che Patrick non ce l'ha fatta. Questo è stato il suo problema. Mio fratello è sempre stato il più motivato. Diceva che noi altri non capivamo il vero senso della vita, provava pena per noi. I guru hanno portato mia madre e mio fratello a credere che tutte le persone al di fuori della setta fossero degli estranei, o peggio, persone che rappresentavano il male. Noi non eravamo più un figlio, un fratello o un marito, solo persone che erano il male. La setta ha fatto credere loro che non c'era più nulla per cui valesse la pena vivere. Tutti avremmo sofferto terribilmente, quindi bisognava abbandonare questa vita. Mia madre aveva gli occhi grandi, azzurri. La cosa più bella che ricordo di lei è la sua capacità di riunire intorno a sé le persone che amava, di vivere la vita in modo così naturale. Patrick, da piccolo, aveva una cascata di capelli biondi. Era molto vivace, faceva tanti dispetti per attirare l'attenzione su di sé. L'ultima volta che ho visto mia madre è stata a casa mia. Avevo invitato i miei genitori a cena, è stata un'occasione normalissima, ma era l'ultima volta. Non ho ricordi di Patrick. Purtroppo ricordo solo le discussioni che abbiamo avuto a causa della setta. Non ci capivamo più. Non è che si suicidano perché temono la fine del mondo. Si suicidano perché sanno che finalmente sono finite tutte le miserie di questa vita e vanno in un luogo che anche... se non è ortodosso il loro pensiero con quello che è il concetto nostro, ma è sempre un luogo di pace e di serenità. Tokyo, 20 marzo 1995. Un seguace della setta apocalittica Aum Shinrikyo sta per compiere un attentato con il gas nervino. È una strage, 12 morti e migliaia di feriti. Qualche giorno dopo la polizia arresta il guru, Shoko Asahara, un agopunturista semicieco che dice di essere Cristo e Buddha. Asahara annuncia l'Apocalisse. Se si vuole sopravvivere alla fine del mondo bisogna armarsi. Nelle sue comunità si creano armi biologiche potentissime. La strage della metropolitana viene compiuta proprio mentre la polizia sta indagando sull'attività della setta. Malgrado tutti i leader della setta vengano arrestati, gli addetti si moltiplicano. A sostegno di Asahara si organizzano concerti. Solo a Tokyo i seguaci di Aum sono 10.000 e in Russia più di 30.000. La setta aveva comprato dal governo russo apparati bellici e armamenti di seconda mano per le sue truppe militari. Le parole di Asahara hanno sul cervello degli adepti l'effetto di una droga pesante. Per controllare la loro emotività, gli adepti devono assumere farmaci stupefacenti che alzano e abbassano gli stati di ansia. Poi si passa al rituale della purificazione, nell'acqua bollente. Un'altra prova che i nuovi adepti devono superare è quella di rimanere sottoterra per almeno una settimana. Solo chi riesce a superare queste prove potrà un giorno levitare nell'aria e leggere nel pensiero, come il maestro Asahara. Gli adepti gratuitamente producono computer. Questi vengono venduti in negozi collegati alla setta. Nel 1998 il guadagno è stato di 85 miliardi di lire. Ed è solo attraverso cospicue donazioni che si può avere un casco elettronico come questo.
consente la connessione karmica con il guru. Gli adepti devono anche bere il suo sangue o il tè distillato dai suoi capelli. L'obbedienza alla setta è la virtù massima, per questo molti seguaci sono disposti anche ad uccidere. La fine del millennio è prossima, la setta della verità suprema aspetta le pendici del Monte Fuji e canta ossessivamente la nenia della fine del mondo. Perché sono venute fuori delle canzoni sataniche e anche messaggi subliminali? Perché alcuni che fanno parte di gruppi rock erano anche iscritti a sette sataniche. Insomma, non c'è un crimine, non c'è un qualche cosa che sia esente da questo insieme di canzoni rock. È la notte del 9 agosto 1969, in una villa di Cielo Drive, sopra i canyon di Beverly Hills. Cinque persone vengono torturate e poi brutalmente uccise con una perversa furia omicida. Tra i cadaveri, una giovane donna incinta giaceva sul pavimento pieno di sangue con una corda intorno al collo, appesa a una trave, uccisa da 22 coltellate. Le prime cinque le provocarono la morte, le altre furono un insulto. Era Sharon Tate, attrice, bellissima moglie del regista Roman Polanski, all'ottavo mese di gravidanza del loro primo figlio maschio, che avrebbe dovuto chiamarsi Paul Richard Polanski. All of you know how beautiful she was. And very often I read and heard statements that she was one of the most beautiful, if not the most beautiful woman of the world. La notte successiva, sempre a Beverly Hills, altre due persone furono uccise con lo stesso rituale. Erano Lino e Rosemary La Bianca. Con il sangue e con quello delle vittime, gli assassini si divertirono a scrivere sui muri frasi come "A morte maiali" e "Helter Skelter", come la canzone dei Beatles, che letteralmente vuol dire "in fretta e in furia". Le indagini portarono mesi dopo alla Manson Family, una comune dedita ad uso di droghe e a pratiche sessuali orgiastiche, guidata da Richard Manson, un uomo che aveva trascorso gran parte della sua vita entrando e uscendo dagli istituti penali, con un passato religioso che spaziava da Scientology al buddismo. Musicista ossessionato dai Beatles, sosteneva ad essere Cristo e contemporaneamente Elvis Presley. Esperto conoscitore di LSD e funghi allucinogeni, usava la droga per controllare le menti dei suoi numerosissimi adepti. Furono infatti i suoi seguaci, tre uomini e una donna, a compiere la strage sotto la sua regia. Richard Manson, detto Charlie, non partecipò ai delitti, ma le sue precise indicazioni su come si dovevano compiere furono prese alla lettera. Durante il processo venne fuori che le prossime vittime sarebbero state Liz Taylor, alla quale sarebbero stati strappati gli occhi, e Richard Burton, che doveva essere evirato. Sinatra sarebbe stato scoiato e con la sua pelle avrebbero fatto dei portafogli da vendere alle bancarelle hippie. In ogni caso, delitti efferati, tutti a personaggi famosi, il mondo ne avrebbe preso atto e si sarebbe inginocchiato di fronte a lui. Manson e i suoi seguaci furono condannati alla camera a gas, ma nel 1978 in California la pena di morte fu temporaneamente sospesa. Oggi Charlie, il santone, ha 64 anni ed è in custodia protettiva alla Corcoran State Prison in California, dove riceve ancora migliaia di lettere dai suoi numerosissimi fans. Sua musica è stata suonata dai Guns N' Roses. Su internet si trovano molti siti che parlano di lui.
Sette sataniche e gruppi neonazisti hanno fatto di Manson il loro sommo sacerdote, la loro icona spirituale, e ancora oggi si ispirano alla filosofia violenta di Helter Skelter, in fretta e furia, come predica Charlie. Sant'Agostino diceva: ama il Signore e fa quello che vuoi. Se uno ama veramente il Signore, non fa quello che vuole, perché fa solo il bene.